Benvenuti ragazzi, io sono Federico e oggi ritorniamo su un altro video di Hi-Fi. Oggi non parleremo né di Mac né di altro, ma oggi di Hi-Fi, quindi mi dispiace, ma oggi parleremo di impianti Hi-Fi. Oggi qui sul mio tavolo operatorio di lavoro di test abbiamo questo bellissimo impianto Hi-Fi Pioneer della, diciamo, metà anni 90, credo sia del 95-96, comunque di quell'epoca lì. Ed è la Pioneer, come ho detto, il modello è il DC081, questo è un sistema Hi-Fi anni 90 coordinato, MIDI, da libreria, vedete ci sto in questa libreria dell'IKEA. In verità non sono tutti i pezzi separati, la piastra, la cassetta e l'equalizzatore. In verità questi tre pezzi, quindi la cassetta, l'equalizzatore e l'amplificatore, sono un pezzo unico, no? Mentre il tuner e il CD, vedete, sono due pezzi, vedete posso spostarli, vedete posso anche sollevarli, sono due pezzi separati come potete vedere, quindi non sono l'unico pezzo. Anche l'elettro CD è un pezzo unico. E la cosa bellissima di questo impianto, forse la cosa più speciale, è che quando l'ho comprato l'ho visto per primo, il lettore CD ha due lettori CD, nel senso l'ottica è una, quindi non puoi riprodurre due CD allo stesso momento, ma è una specie di lettore multi CD, quindi vi faccio vedere subito, prima di far sentire. Come vedete abbiamo due meccaniche, no? Abbiamo CD numero 1 e CD numero 2. Quindi quando finisce il CD numero 1, quindi ha riprodotto tutti i brani, parte il 2 e poi quando è finito fa uscire tutti i CD. Qua sotto abbiamo il tuner digitale con preset, con i vari preset digitali, no? Qua sotto abbiamo l'amplificatore, no? Sentite? Con cui possiamo selezionare i vari video, tape, fono, tuner, CD, i vari settaggi. E comunque se teniamo questo, no, vedete, se clicco questo spegne tutto e accende tutto, e dice anche lui. Qua abbiamo l'equalizzatore grafico, dove possiamo settare i vari pippoli dell'audio. Qua sotto abbiamo la piastra cassette, che sarebbe questa anche una bella piastra cassette. Due piastre auto reverse, non sarebbero neanche male. Peccato, ecco ve l'ho già spoilerato, peccato che sono rotte. Queste sono rotte. Tutte e due hanno la cinghia andata. Una la cinghia andata, l'altra il motore neanche gira. In questo è il motore che io clicco, vedete? Tape, viene selezionato tape, ma come potete sentire neanche il motore gira. In questo invece, non so se potete sentirlo, ma io clicco, vedete? Clicco play, ma le bobine non girano, la cinghia è andata. E tutto il resto funziona, però la cinghia molto probabilmente le cambierò e quindi puoi fare un video in cui la cambio. Per il momento non è che le cassette sono di grandissima importanza per me. Abbiamo questo bellissimo display che è un po' andato, i fosfori sono un po' andati, però si vede. Abbiamo l'ora, abbiamo tutte le modalità, abbiamo un sacco di roba. Possiamo dirgli il counter e tutto. La radio con schermo digitale separato e anche il lettore CD con tutti questi display tutti abbinati. Iniziamo a sentire la radio, la cosa più base, con questa manopola gigante. Avrebbe anche lo spazio per il telecomando. Io l'ho provato con il mio telefono che c'ha il sensore infrarosso, ho potuto controllarlo, ho potuto addirittura regolare il volume a distanza, infatti c'ha la manopola elettrica, però adesso sto usando il telefono per registrare quindi non posso farvelo vedere. Come potete sentire, abbasso subito per i copyright. E poi abbiamo il tuner, no? Come ho fatto vedere, con tutti i vari preset, quindi ad esempio è su 98.5, metto su 92, che 105, non so neanche cosa sia, metto vari, vedete, ho i vari preset, vari, può arrivare fino a 24 preset di memoria. Poi abbiamo destra e sinistra. Poi andiamo al CD, il CD, se dico CD, lui in automatico è partito. Intanto vedete, mentre riproduce il disco numero 1, io posso mettere, posso sentire? Mentre riproduce il disco numero 1, io posso mettere il disco numero 2, dei Duran Duran. Quindi io dico play disc numero 2. Lui si scambia e quindi adesso io posso tirare fuori il disco numero 1 mentre lui riproduce il disco numero 2.
se clicco qua in automatico si scambiano. Dico disco 2, play, dico traccia numero 4 e lui in automatico parte. Ok, perfetto. Abbiamo anche l'auto reject e poi questo qua è anche l'ingresso fono, e quindi sull'ingresso fono ho collegato il mio giradischi, che ora vi faccio sentire super 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 velocemente. Sentire qua, sta riproducendo. Volendo potrei anche registrare, ma come potete vedere, se clicco il tasto REC si accende per bello tutto questo, ma poi si spegne tutto. Se lampeggia, fighissimo. Però suona anche bene. Comunque qua abbiamo l'equalizzatore, abbiamo lo surround, bassi. Sono indipendenti questi controlli fra canale destro e sinistro. Anche le casse sono della Pioneer. Anche le casse sono della Pioneer, tutte e due. Vedete? Ecco, e questo impiantino è della metà degli anni 90, ed è un buon sistemino, non mi faccio sentire troppo per la privacy, le copyright volevo dire. Abbiamo anche il display che ci dice l'ora, peccato che questo display, non so se vi faccio vedere, è un pochino dimmerato, come potete vedere, si vede un po' poco, i cristalli sono un po' adatti a quel paese. Questa casetta sarebbe anche fighissima, è super tecnologica, con tutti i ledini fighissimi. Ho guardato nelle risoluzioni, è un 4 testine, quindi non è neanche male come registratore. Solo che questo non è un trazione diretta come il Technics, che avevo fatto vedere un po' di tempo fa. Quindi questo dopo 20 anni si è sminchiato, mentre l'altro è durato. Comunque, potrebbe sembrare magari un prodottino di quelli, ma è un piantino e fa niente male. Questa è della serie Z. La serie Z, guardato nei cataloghi che sono riuscito a scaricare del 98-97, di quell'epoca lì, e la Stadia Series era, diciamo, i midi di alta fascia, erano i midi top di gamma, erano dei buoni midi. E infatti vedete, ci sta nella libreria dell'IKEA il giradischi, c'era anche il suo, ma io non ho il suo, e va bene questo è un ottimo giradischi della Cybernet a trazione diretta, che poi il giradischi che c'è qua è meglio di quello che veniva fornito insieme a questo. Quindi le casse non sono le sue originali, non sono quelle che, perché le sue non erano più fighe, erano più alte anche. Però queste cose sono sempre della Pioneer, sono degli anni 80. Vanno benissimo, sono pure Pioneer, quindi. Ho usato anche delle altre casse, però queste suonano meglio, hanno dei whooper più grossi, quindi.
Molto probabilmente farò poi un follow up dove riparerò la piastra cassette. Dove potrò ripararla la piastra cassette, no? Magari uscirà subito dopo questo video, non lo so. È tutto. Però è un impiantino, l'ho trovato al mercatino, era pieno di polvere, funzionava tutto tranne la cassetta, che ho molto probabilmente cambiarla. L'ho smontato la parte sotto dove c'è per dare una pulita. E smontare la piastra cassette è abbastanza complicato perché davanti c'è tutta l'elettronica. Quindi per accedere alla piastra cassette dovrei smontare tutte le elettroniche. C'è il rischio che faccia casino e rompere tutto. Quindi non so se lo farò, magari lo farò fare qualcuno. Comunque, per il momento è tutto e ci vediamo.